Si dice a partire dal titolo di questa manifestazione, che trovo splendida, e cioè la parola unità, parola molto difficile, e, parola molto difficile, molto ardua, molto problematica, oggi più che mai. Vorrei raccontarvi come è nata questa vicenda, questa storia che ci ha portato infine a questa mostra che terminerà il 26 di settembre, che è stata inaugurata il 26 di giugno. È una mostra che è collocata all'interno della casa di Giorgio Morandi, a Grizzana Morandi, e nei fini del Campiano, come ha poc'anzi detto anche Luigi. Si tratta di una situazione a mio avviso straordinaria, e non solamente a mio avviso, ma anche questo emerge dalle parole che, di coloro i quali vengono a visitare questo luogo, forse fin troppo poco conosciuto. Si è sempre detto e raccontato della casa di Morandi a Grizzana, di quella che Cesare Brandi, Carlo Volpe, penso alle magnifiche parole in quel libro straordinario di Magnani, il grande collezionista che ha lasciato una fondazione, la Fondazione Magnani Rocca in provincia di Parma, che in questo suo meraviglioso libro, Il mio Morandi, racconta appunto di Morandi e della casa di Morandi a Grizzana e della permanenza e dei soggiorni di Morandi a Grizzana. La famiglia Morandi cominciò a recarsi a Grizzana grazie e a causa dell'aria buona che avrebbe curato una delle sorelle Morandi da una malattia passeggera che cessò di essere anche grazie appunto all'aria di Grizzana. Da quel momento in poi la famiglia decide di trascorrere tutte le estati in questo piccolo paese, un piccolo paese che ha agli occhi di Morandi, agli occhi del giovanissimo pittore, una straordinaria caratteristica, quella di essere incontaminata, quella di essere, di recare una tavolozza di colori, un clima, un ambiente spirituale che gli può consentire da un lato una sicurezza e una certezza che è fondamentale per il suo carattere, dall'altro una continua sollecitazione visiva, dall'altro un continuo movimento dell'occhio e delle atmosfere. E questo è il motivo per cui quasi tutti i paesaggi di Giorgio Morandi, tranne rarissime eccezioni, sono stati creati in questo territorio. È un caso straordinario, un caso analogo a ciò che avviene ad Aix-en-Provence, per esempio, per Cézanne. Un caso che può essere paragonato solamente alla relazione tra Van Gogh e Lestat, cioè uno di quei casi in cui la relazione fra territorio, ma è una parola che non mi piace molto, preferisco dire invece paesaggio, perché la parola paesaggio include quell'idea di architettura, quell'idea di vita fervente che la parola territorio in un certo senso esclude, essendo più agida, più catastale. E dunque un paesaggio che può consentire il dipanarsi di una pittura che dura fino al momento della morte di Morandi. Quindi quasi tutti i paesaggi di Morandi, tranne rarissime eccezioni, sono il frutto della relazione con il paesaggio grizzanese. Un caso unico, ma vi è un'altra motivazione, vi è un altro segmento straordinario di questa vicenda, e cioè il fatto che questo territorio, questo frammento di territorio, questo frammento di paesaggio si sia conservato, sia ancora oggi visibile così come era visibile agli occhi di Morandi, tranne piccolissimi cambiamenti, ad esempio quella che era la casa, la strada bianca, che è la strada che era Grizzana porta a Vergato, è diventata una strada asfaltata, ma i fienili che Morandi dipingeva non solamente in esterno, ma anche stando all'interno del suo studio,
nell'ambito di pochi metri quadrati dove il cavalletto era collocato accanto al letto. E dunque la stanza dei sogni, la stanza dei viaggi, era l'unica e sola stanza della pittura e stanza dei sogni ad occhi chiusi. In questo caso, nella casa di Grizzana, voluta fortemente dalle tre sorelle, Nina, Anna e Maria Teresa, le tre sorelle che decidono insieme a Giorgio di erigere una casa che possa consentirgli di non vivere più a pensione dai vari ospiti che di volta in volta li accolgono negli anni a Grizzana, e questa decisione è frutto anche del fatto che viene eretto un edificio di fronte alla finestra della casa di Via Fondazza, di fronte alla finestra dello studio Morandi, che altera profondamente quegli stati luminosi che per il pittore erano assolutamente fondamentali. Dunque si decide di costruire una casa. È molto divertente la storia della costruzione e della progettazione di questa casa, perché Morandi si rivolge ad un geometra del luogo, e questo geometra, sapendo che il grande maestro desidera una casa, progetta una lunga scala in modo tale che possa dipingere all'aperto una grande terrazza, e poi molto fiero porta questo progetto a Morandi, il quale la guarda con questo labbro inferiore molto pronunciato, sempre più pendulo, che era sintomo di non accettazione, guarda questo progetto, scuote la testa, prende un altro foglio di carta e una matita e dice in dialetto bolognese, voi mi perdonerete, meglio voglio essere. E dipinge e disegna un cubo così come l'avrebbe disegnato un bambino, disegna una casa archetipica, probabilmente una casa simile a quelle che amava profondamente, viste nei quadri dell'amatissimo Masaccio o dell'amatissima Giotto, un quadrato con un cappello, con un centro, un gesto di orientamento. Questa casa fu donata dall'ultima delle sorelle Morandi, Maria Teresa, che morì nel 1994 proprio in quel giardino davanti alle rose che ci sono ancora, fu donata al comune di Grizzana Morandi. E a questo punto devo dire che abbiamo assistito ad un piccolo grandissimo miracolo, e sottolineo questo dato perché la storia delle donazioni da parte di artisti o di familiari di artisti che sono andate qui disperse, che sono state frantumate, che sono state abbattute da, diciamo, una politica poco avveduta, ma anche dall'incuria di chi viveva attorno a questi beni preziosi. Bene, in questo caso tutto ciò non c'è stato, perché questo piccolo comune ha custodito questo grande bene culturale, bene spirituale, bene materiale, bene dell'arte, e ce lo ha consegnato, a noi che viviamo nel 2015, intatto, esattamente come Maria Teresa Morandi aveva voluto. E dunque degli armadi vi sono ancora i vestiti, le vestaglie, le tovaglie, in cucina vi sono ancora i piatti, le stoviglie. Nel soggiorno vi è una libreria con i libri donati da Bacchelli, donati da Magnani, donati da Arcangeli, libri che testimoniano il gusto e la cultura delle sorelle Morandi, piccolo nucleo fondamentale per la vita di Morandi, perché Morandi è stato un artista che attraverso la solida presenza delle sorelle ha potuto dedicarsi unicamente al proprio desiderio, all'unica necessità e all'unica urgenza della sua vita, e cioè la pittura. E questa libreria è il frutto anche del gusto e delle letture di Morandi. In qualche cassetto, laddove ci sono i pennelli, è collocato un libro di Masaccio, così come lui poggiò e così come è rimasto, i libri di Giotto, e insomma un frammento della vita di questo straordinario artista che racconta molte cose, devo dire, questa casa. Racconta innanzitutto il fatto che le cose non sono solamente cose, sono dei piccoli frammenti di anima, sono piccoli fondamentali indicatori della nostra vita.
È vero, e questo mi sembra molto importante, che esista in italiano un'unica radice etimologica per indicare l'abito e l'abitare. È vero che la casa è il nostro abito, è vero che attraverso le cose che noi abbiamo all'interno della nostra casa nasce un racconto che ha a che fare con la nostra vita. E dunque questa casa è un indicatore formidabile di uno spazio, di un tempo, di una dimensione temporale che era quella di Morandi, ma che ci appartiene. E il fatto che ci appartenga deriva da un elemento fondamentale. Dicevo giorni fa, a proposito della morte di un mio amico carissimo e di un artista straordinario, di un grande scenografo, Mario Brantella, che con me ha fatto, anzi io con lui ho fatto le ultime mostre a partire da quella del 2008 di Basel, una mostra in cui l'allestimento era un elemento centrale del racconto di questo straordinario artista. Ecco, Mario è morto dopo anni di sofferenza e si diceva in questi funerali che spesso assomigliano sempre di più, dimenticando l'umanità di oggi, che cosa sia il rito e che cosa sia il sacro, assomigliano sempre di più ad uno spettacolo televisivo con il detestabile applauso finale che ha a che fare con la televisione, con il teatro, certo non con il rito della morte. E si diceva che tutti sono necessari, ma forse nessuno è indispensabile. Non è vero. Gli artisti sono indispensabili. Io credo che gli artisti siano davvero indispensabili. E quando muore un artista, muore in quel momento, apparentemente, un filo di pensiero che gli artisti sono straordinariamente in grado di far vivere ben al di là del proprio corpo e della propria persona. Dunque questa casa ci ha regalato, grazie in questo caso, sì, anche grazie alla politica, perché i sindaci che si sono succeduti nel comune di Grizzana Morandi hanno custodito questa casa, grazie adesso all'intervento dell'Unione dei Comuni dell'Appennino, grazie a tutto quello che è stato l'impegno, c'è qui Massimo Gnudi e io lo ringrazio ancora per la sua partecipazione attiva a questa iniziativa e a questa volontà e a questo desiderio di fare di questa casa un luogo dove avvenga un cortocircuito con la contemporaneità, con l'arte dei nostri giorni. E questo è il motivo per cui a partire dal 2012 abbiamo iniziato ad organizzare mostre, ad organizzare visioni che, partendo da Morandi, si dilunghino, abbiano a che fare con le problematiche legate al paesaggio, alla natura, all'ambiente, problematiche che sono tra le più cocenti della nostra contemporaneità, perché i problemi del paesaggio non hanno a che fare solamente con ciò, anche se sono estremamente indicativi, che diceva Ottavio poc'anzi, Bari che scompare e le risaie che scompaiono per far posto ad avvine villette nate grazie alla bellezza di un luogo la quale viene distrutta a causa di una cementificazione sempre più intensa e sempre più stupida e demenziale. Luigi spesso parla dell'Italia come dell'ex bel paese. Devo dire che è una definizione straordinariamente triste e tragica e io condivido questa definizione. È sempre più l'ex bel paese, perché sempre meno si comprende o non si vuole o si fa finta di comprendere che il paesaggio, che ciò che ci circonda, che la natura, non sono qualcosa di esterno a noi, ma sono la nostra vita, sono il nostro pensiero, sono il nostro modo di guardare il mondo e il mondo guarda noi con gli occhi che noi usiamo per guardare lui. Dunque, quest'anno è stata inaugurata una mostra che in realtà ha avuto una genesi che è durata quasi 2 anni, perché fu nel 2013 che io inviai una lunga lettera a Montani in cui gli proponevo di esporre in casa Morandi. E Luigi mi rispose con una telefonata dicendomi: è un'idea talmente strana, talmente bizzarra, che certo, accetto ovviamente. E quindi da allora
iniziò questo viaggio che ci ha portato fin qui. Una ricognizione che sin dal primo momento mi fece capire che sarebbe stata una mostra splendida, ma lo capii non solo perché conoscevo l'opera di Luigi, naturalmente, il lavoro di Luigi che mi ha sempre profondamente colpita ed emozionata, ma perché il modo di Ottani di guardare quelle cose così modeste, quelle cose così sobrie, è una casa estremamente semplice, estremamente lontana da ciò che si potrebbe immaginare come collegata alla casa di un artista che anche in vita ebbe successi ed anche successi economici di una certa dimensione. Ecco, Ottani osservava con una grande attenzione le cose minime, riconoscendone non la funzione e non l'uso, ma quelli che sono i veicoli spirituali delle cose stesse. C'è un bellissimo libro che vi consiglio davvero di leggere, scritto da un grande filosofo italiano che si chiama Remo Bodei. Questo libro ha per titolo La vita delle cose. In questo libro Bodei ci racconta di come, come dicevo poc'anzi, le cose non siano semplicemente cose, ma siano oggetti all'interno dei quali si condensa, si coagula vita, spirito, anima e pensiero. E allora questa mostra è iniziata, questo è Ottani che sale le scale della casa, è iniziata con una riflessione e con un fare. Maioliche, delle sontuose maioliche che hanno restituito tridimensionalità agli oggetti dipinti da Morandi. In alcuni casi, questo è Ottani all'interno dello studio della casa di Rizzana, e questa è l'immagine guida della nostra mostra che ci è servita per la comunicazione. Questa è una fotografia che è stata fatta all'interno dello studio della bottega Gatti di Faenza, della bottega di Davide Servadei. È una fotografia scattata da Luciano Leonotti, che si è occupato della grafica, della comunicazione e delle riprese relative a questa mostra. E questo è un piccolo taccuino di disegni e di appunti di Luigi, uno dei tanti taccuini che credo, penso, gli sono serviti e sono stati utilizzati per arrivare poi alla determinazione finale per la creazione di ciò che è stato esposto. Vi dicevo, in alcuni casi è stata ridata tridimensionalità ad alcuni oggetti singoli delle nature morte di Morandi. In altri casi invece sono state ricreate alcune nature morte nella loro interezza, ma in quasi tutte le opere presenti nella mostra vi è un tratto, vi è un elemento che riconduce Morandi a Ottani e Ottani a Morandi. Questi sono i biscotti delle prime maioliche uscite dalla bottega Gatti e appaiono alcune delle bottiglie che poi verranno rivestite di vari smalti fino ad arrivare a 6 fuochi, compresa la foglia d'oro finale. E qui vedete alcune delle bottiglie e alcuni dei vasetti che sicuramente riconoscerete come parte di alcune nature morte di Morandi. È stato un viaggio in realtà. È stato un viaggio inerente ad un interrogativo fondamentale sull'essenza e sul tempo dell'arte, perché ogni opera, ogni maiolica è strettamente collegata da un lato ai territori che videro Ottani nascere e che lo vedono risiedere in Roma Mori vicino alla Rocchetta Mattei, e dall'altro vedono la presenza di Morandi in forma di oggetto a cui è stato ridato la tridimensionalità e di presenza simbolica o metaforica, come vedremo fra poco. Questo è il canovo dedicato al conte Mattei, cioè a colui il quale fu l'inventore dell'elettromagnetia, che fu il costruttore, il committente della Rocchetta Mattei, che probabilmente è stato uno dei primi modelli di riferimento estetici per Ottani. Una dimora straordinaria, bizzarra, dai percorsi esoterici, con queste cupole
simbolico, metaforico, assolutamente squisitamente eclettico che lega Oriente all'Occidente. Questo è il Ponte Mattei, desunto da una fotografia tardo-ottocentesca a cui Ottani ha portato alcune rivisitazioni. Il volto del Conte è diventato il volto di Ottani, sulla cupola della Rocchetta, che è diventato il copricapo, svetta la foglia di ottano, e sul corpo del canopo vi è la decorazione delle foglie di oleandro che sono presenti nella sala della musica della Rocchetta stessa. Dalle immagini che vi sto mostrando individuerete alcune delle nature morte di Morandi, alcuni vasi, alcune bottiglie. Questa è la ricostruzione di una natura morta che Ottani ha voluto chiamare peltro sepio, perché il vassoio, il finto peltro, in realtà è maiolica, è l'elemento portante di questa ricostruzione e di questo omaggio che Ottani ha voluto collocare nella camera da letto di Morandi, proprio sul comò, dove vi è una grande fotografia di Morandi che lo guarda e noi lo guardiamo. E questo è l'inizio della mostra. Qui siamo nel piccolo soggiorno dove vi è questa libreria. Luigi mi ha sempre raccontato un fatto molto curioso e divertente che voglio raccontarvi, cioè la prima volta in cui lui stesso ha visitato la casa insieme a Lino Gavina. Lino cercava disperatamente qualche oggetto di design all'interno della casa, rimanendo sempre molto deluso data la semplicità e la modestia della casa stessa, finché non si arrese davanti a questa libreria che è bene sì, è di Albini ed è l'unico oggetto prezioso, l'unico mobile di design di questa mostra. E qui inizia questo viaggio. Collocate su questo vassoio sono le opere di Ottani e non mi dilungherò oltre perché mi piacerebbe molto che voi vedeste queste opere all'interno della mostra e dunque questa mia conversazione con voi punta proprio a questo, a farvi venire aggrizzata, ma non mi dilungo oltre sulle opere in quanto tali perché ritengo che il mestiere del critico, il mestiere dello storico dell'arte sia un mestiere assolutamente parassitario. Ho qui davanti a me poi un signore con la camicia bianca e il bastone che diceva sempre e parlava sempre, e lo fa ancora naturalmente, di quella che lui definiva e definisce, sto parlando di Dolcetto Pozzati naturalmente, la centralità dell'opera. Ecco, io credo nella centralità dell'opera e credo quindi che l'arte sia tutto sommato indescrivibile e se un'opera può essere davvero descritta, ebbene vuol dire che non è un'opera d'arte, è qualcos'altro, c'è qualcosa che non funziona nella sua essenza e nella sua personalità. Questo progetto è un progetto che continuerà, mi auguro che vi siano le possibilità, come credo che sarà, di portare avanti una idea dell'arte profondamente radicata nella nostra contemporaneità. Lo spero e lo desidero, così come Ottani ha fortemente desiderato l'ingresso in questa casa, perché uno degli elementi fondanti della sua arte è il desiderio, un desiderio che non cede davanti a nulla, un desiderio che non conosce cedimenti. E in questa bellissima fotografia Ottani diventa il maggiordomo di Morandi, e il maggiordomo anche di se stesso, naturalmente. E questo è ancora Ottani e questa, collocata al centro dello studio di Morandi, è l'ultima natura morta di Morandi, una natura morta che fu fotografata e immortalata in una celebre fotografia di Luigi Tirri, che Ottani ha voluto collocare sullo sgabello, sulla replica di uno sgabello di maiolica, di uno sgabello di Alvar Aalto, il progettista della chiesa di Viola di Vergato, che è a due passi da Roma Nord. Vi dicevo che io mi auguro davvero che si possa continuare questo discorso amoroso nei confronti di Morandi e dell'arte dei nostri giorni. Spesso ricorre questo termine che non amo molto quando diventa totalizzante, arte contemporanea.
Ontari stesso ci dimostra che l'arte non è contemporanea, che l'arte è arte, e quindi l'arte è di ieri, di oggi e dell'altro ieri, dell'antichità e del passato. Lo spero e lo desidero proprio per ciò che vi ho detto poc'anzi, e cioè che gli artisti sono insostituibili. Penso che ciò che sta avvenendo in questo nostro periodo ultimo è ciò che è avvenuto nel passato, e cioè la distruzione dell'arte da parte di una banda di assassini e di dementi, la distruzione delle grandi opere d'arte dell'umanità, significhi proprio questo, che c'è qualcosa che fa più paura degli armamenti e dei cannoni e degli aerei che sganciano bombe. Questo qualcosa è il pensiero e la cultura e dell'arte. E quindi viva l'arte! Passerei
cucina, dove si trovano, ecco, delle, diremo, delle radici degli oggetti pleonastici che fece negli anni 60 per merito di Barilli. Mi segnalò, guarda caso, quando tramontarono nel 68 i premi, il Centro Culturale San Fedele dei Gesuiti di Milano chiese a degli studiosi e dei critici delle segnalazioni fuori premio e feci quella che fu la mia più concreta mostra presentando gli oggetti pleonastici. In questo caso c'è un frammento che sarebbero le portauova, che all'epoca facevo di scagliola dipinti a tempera, in questo caso sono realizzati come fossero quelli veri, ma di ceramica. La bottiglia porta le immagini di pose fatte a Montovolo, sto trattando di portauova, e così anche del film Super 8 che feci, questi film molto di ritualità giocosa e ludica, ma anche qualcos'altro, a Palazzo Bentivoglia a Bologna, all'epoca in cui lo studio che fu di Bendini, di Pierpaolo Calzolari, di suo fratello e degli altri giovani, fu un periodo molto avventuroso e stimolante. E c'è anche un'immagine di un piatto che è il pastifero, dove sono coperto di pasta variopinta, e dalla cucina si può passare alla saletta da pranzo, dove al centro della saletta ho fatto planare un tappeto volante, eccolo qua, e come punto di vista ho scelto il punto di vista del quadro, dove, preso da un'altra parte palesemente, si vedono questi quattro barattoli di ovo mattina che io mangiavo anche da piccolo e che Morandi, si sa, svestiva delle etichette e ridipingeva sui barattoli stessi per avere una presenza di colore. Quindi, senza fare delle ripetizioni, delle proiezioni scultoree pedissequo, ho cercato di giocare sui quadri di Morandi. Ho trovato in libreria che era un appassionato di funghi, mi hanno confermato che andava a funghi, quindi la caraffa si è trasformata in una fisionomia mia e sta odorando i funghi. Di lato c'è un vaso con dei cammei che ripetono le grottesche sette arti che esposi a Roma all'Attico negli anni 70, e così anche, non so se si vedrà, un omaggio che sembrerebbe coincidere alla festa dell'unità, quasi mi imbarazza. Ecco, appunto, non c'è, con omaggio alla nonna Caterina, per merito di mia sorella così presente, che ha la memoria di questa storia, in quanto con l'avvento del fascismo all'inizio degli anni 20, tutti i figli venivano frequentemente torturati e quindi abbandonarono Vergato col treno e la nonna inviò questo cestino con un pane dove nascose una bandiera rossa che io laziosamente ho realizzato di seta, oltre che di ceramica, con le tigelle. Quindi, passando invece alla stanza successiva, che è una stanza delle sorelle, non vorrei essere troppo anedotico, però non riesco diversamente, ho monumentalizzato un vasetto di fiori molto lezioso, scoprendo che nella bottega Gatti, io ringrazio tutti gli artigiani, anche nel catalogo che ci sarà, un nome dietro l'altro, hanno portato una grande passione nella realizzazione condotta tutto il tempo nell'arco appunto di più di un anno. Questo vasetto è circondato da delle castagne, in verità vengono chiamate maroni perché sono delle castagne selvatiche, non so, credo, e sul comodino ho posizionato un barattolo di borotalco con un'immagine di un allattamento, che non si tratta di un allattamento di un bambino, ma è un omaggio a un quadro di Rivera, cosiddetto lo spagnoletto, dove io allatto in India un lilliputiano, quindi un piccolo nano che sembra un bambino, che si chiama Raju, che fu anche uno dei piccoli Buddha, uno dei Buddha di Bertolucci, di parte fatta.
personaggio di questa immagine era Bernardo Bertolucci. Passando al piano di sopra c'è un tappeto volante sulle scale che riprende una prospettiva in diagonale con anche una grottesca che gli fa da decorazione simbolica. Nella grottesca ci sono dei simboli abbastanza enigmatici, dalla Peronzia Atrapos al pesce diavolo, e tutti gli elementi che all'epoca io, percorrendo delle letture di magia, immaginavo che si potesse diventare invisibili col massimo di vistosità. Quindi la vistosità sta a una possibilità di mimetizzarsi. Le opere o le operette che ho posizionato nella casa hanno l'intenzione appunto di mimetizzarsi nello spazio, di renderci evidenti ma mimetizzandosi. In questo caso particolare si può osservare di fatti che il vaso con le righe blu coincide alle sovracoperte di questi due lettini delle sorelle. Di fronte c'è un altro borotalco con appunto un altro omaggio a Ribera con l'allattamento di un neonato. Questi borotalco ogni volta si specchiano ed ecco, c'è appunto il motivo che mi ha stimolato a giocare, è un vero borotalco, è evidente che queste toilette si dice, sì, toilette, sì, queste toilette sono la presenza della vita delle sorelle, dove ci sono anche tanti santini, tante riproduzioni religiose, tante croci, non so se il grande artista era così religioso, perché no. Poi andando oltre, oltre alla necessità di sospenderla su un vassoio che è di ceramica pur sembrando di feltro, è la natura morta più pittorescamente da pre al quadro di Morandi. Non a caso c'è il ritratto, immagino, messo dall'ultima sorella. E così proseguendo nello studio c'era un altro molto virtuoso anche a livello di ceramica, un fiore stellare molto complicato a fare su un torniello che è tipico della scultura, comunque dorato. E così al centro dello studio, appunto come diceva la professoressa Fratterolo, mi è piaciuto fare un omaggio all'ultima natura morta sospendendola su un panchetto che anch'io ho allo studio Roma More, appunto lì sugli Appennini, in omaggio ad Alvarazzo, in quanto c'è questa chiesa unica in Italia, costruzione di Alvarato. In questo caso le ceramiche, in questo particolare, sono molto elaborate artigianalmente, perché siamo arrivati, i gatti sono arrivati a fare fino a 7 fuochi, cioè 7 forni, perché il primo forno è quello a biscotto, il secondo sono i primi colori, il terzo sono gli altri colori, il quarto sono le fotoceramiche, non si vede ma sta dietro al parallelepipedo, il quinto sono i ritocchi pittoreschi sul volume e il sesto sono gli ori e i platani. Quindi è una grande, pur non essendo un tecnico, tutto ciò che cerco di esprimere è con l'ausilio di chi lo sa fare meglio di me, che normalmente non ha una prospettiva di poter esprimere. Alcune delle opere che stanno al Campiaro sono le opere che avevo con grande entusiasmo realizzato nell'arco di molti anni, appunto per il progetto di cui parlava il professor Parilli. Ero stato invitato dalla Fondazione a fare delle opere a dimensione del Castello La Rocchetta. La storia è molto affascinante, un'avventura all'infinito, spero che non sia finita, in quanto io a Calcutta molti anni fa trovai i testi del Conte Mattei con molti seguaci indiani, dottori che l'hanno preso come radice, come maestro, e portai a Griziana Morandi, a Ghiola, appunto questi testi. Questo eravamo nel 2000 e quindi è la prova che tuttora l'elettromagnetia ha molti seguaci, soprattutto in India. E il San Sebastiano era destinato, non so se è possibile
era destinato alla cappella, difatti ci sono delle stelline che riprendono la decorazione degli affreschi della cappella del Conte Mattei, e così anche le uova gemelle andrebbero nelle bow window. E ci sono tante altre opere che avevo pensato, appunto, come l'elettrocanopo per il Conte Mattei. Credo che siano addirittura 33 opere che stanno aspettando il risveglio del castello. Viva l'arte!